Credo che oggi, in quest'epoca, trascinata epoca postmoderna in cui ci troviamo, forse post-postmoderna, pensare a semplificare, pensare a creare il vuoto sia diventato qualcosa di quasi impossibile. Credo che sia uno effettivamente dei grandi problemi dell'arte contemporanea, che ormai tende ad andare per accumulo, per rimandi continui, per contaminazioni di ogni tipo. L'arte è come dentro un labirinto. Dall'altro lato, quando l'arte non rimanda al suo passato ciò che è già avvenuto, funziona per frammenti, a volte drammatici, direi, per cui diventa nuovamente inaccessibile. Io non so dare una risposta positiva in questo momento, perché credo proprio che ci troviamo nel mezzo di una fase di grande passaggio in cui ci sembra davvero di portarci addosso tutta la storia, tutto ciò che è già stato, la comunicazione già avvenuta. Quello che hanno fatto i miei studenti del Bauer è stato un tentativo di isolare, in base, diciamo, al meccanismo fondamentale del ready-made, per cui la riscoperta di qualunque tipo di oggetto avviene proprio e soltanto quando viene decontestualizzato, liberato da tutta la pesantezza del contesto in cui si trova e rivive una sorta di nuova giovinezza. Sì, questo sì, questo è possibile. E quindi qui ci interroghiamo ancora sul peso di Duchamp nell'arte del Novecento, un peso che si porta avanti anche nel nuovo secolo.